cicloturisti e cicloturisti, benvenuti sul mio canale. Siamo Sandy Givi, che è un brand che ha iniziato a parlare di cicloturismo e di bikepacking dopo una vita passata nel mondo delle moto, diciamo così. Givi, un'azienda italiana, sede nel Bresciano, molti di voi magari appunto la conoscono per le borse da moto, ma ormai da un paio di anni sta commercializzando borse da cicloturismo di vario tipo, quindi cicloturismo classico, vediamo qua i pannier di varie dimensioni, litraggi, colori, ma la cosa interessante è che abbiamo anche delle nuove borse da bikepacking, eccole qua. Questo è proprio il trittico che in realtà vedrete presto sul canale, manubrio, borsa centrale e la borsa da sella, ma Dennis, presentaci invece le novità che lanciate qua allo stand dell'Italian Bike Festival. Ciao a tutti, allora abbiamo fatto un ampliamento di gamma appunto della linea Adventure e faccio vedere il borsellino da tubo superiore che viene praticamente ideato con la possibilità di essere installato sia con le viti dove è previsto o eventualmente tramite delle cinghie che sono all'interno del kit. C'è poi una cinghia supplementare per il fissaggio al tubo del manubrio e il tutto viene, diciamo, corredato da una chiusura con un sistema fitless magnetica che è anti-apertura e allo stesso tempo tramite una semplice pressione si può aprire e ad avere l'accesso per inserire i vari oggetti. Poi abbiamo inserito in gamma il nuovo kit con il nostro nuovo attacco Givi per è una borsa da forcella e praticamente si può installare sia, come vedete qua, con le viti sia con le cinghie e che vedremo adesso. Questo sistema è molto curioso, vi permette di utilizzare spazio che di solito sulla forcella non viene sfruttato, ma è interessante anche perché tutte queste borse sono impermeabili, giusto? Tutte le borse sono nylon TPU, 420 denari, con la chiusura roll top, è una borsettina da 3,5 litri e si può acquistare ovviamente singolarmente o in coppia. Esatto, quindi questa si riaggancia, facciamo vedere, anzi provo io direttamente così facciamo vedere che è a prova di idiota e poi si spinge qua e proviamo a scuotere un po' la bici. Direi che rimane. Quindi questa è la borsa che si fissa con le viti sulla forcella, ma andiamo a vedere la bici più in là perché si può fissare anche utilizzando le fascette. Quindi questa è una borsa, è una bici da mountain bike con una forcella ammortizzata che appunto ha questo problema, diciamo che chi vuole fare bikepacking spesso non ha la predisposizione dei fori, anzi non esiste la predisposizione dei fori sulle forcelle ammortizzate, quindi con queste fascette ovviamente mi sembrano molto stabili. Questo è un kit stampato, un kit stampato, prototipo, e ci saranno in dotazione praticamente tre cinghie in gomma che vengono installate in questo modo, come fosse praticamente la cinghia di un orologio, poi c'è un loop che permette di inserire poi il finale della cinghia e bloccare completamente l'attacco, che avrà comunque alla base una superficie in gomma per evitare di strisciare la forcella. Perfetto, the last but not the least abbiamo anche una borsa dimensioni diverse, quindi sia da sella. Da sella, questa è una, che da telaio. È una borsettina da un'espansione massima di 4,5 litri come volume, quindi va da 3 a 4,5. Anche qua c'è un nuovo attacco nostro di Givi che praticamente permette di installare un attacco maschio sul rail della sella e allo stesso tempo con un semplice inserimento viene attaccato in questo modo con veramente uno scatto che permette di fissare la borsa. Insomma, molto curiose queste borse, secondo me anche per l'apertura facilitata. Ecco, premere, esatto. L'apertura facilitata, anche questo si tolgono velocemente, questa si fissa senza il solito problema delle cinghie, come le metto, quanto le tiro. Molto interessante perché Givi cerca di facilitare un po' l'uso di queste borse bikepacking, che a volte sono, per alcuni ancora un po' un mistero, come si usano, come si montano. In questo modo viene facilitato il tutto, quindi ottimo lavoro di Givi. Restate sintonizzati perché presto ne parleremo ancora, visto che Givi è un brand in crescita, in continua innovazione, ed è un brand italiano, quindi fa piacere vedere un brand italiano che crea innovazioni in questo settore. Quindi grazie Dennis, grazie, in bocca al lupo per i prossimi progetti. Ciao.